1RGK539 sta ospitando la diretta. Zero ospiti entrati nella diretta. Benvenuti. Fabrizio Dab 2 sta ospitando la diretta. Zero ospiti entrati nella diretta. Benvenuti. Fabrizio Dab 1 sta ospitando la diretta. Zero ospiti entrati nella diretta. Benvenuti. RGK539 ha effettuato un raid. 1 Raiders entrati nello stream. Benvenuti. Fabrizio Dabuno ha effettuato un raid. 1 Raiders entrati nello stream. Benvenuti. Fabrizio Dab 2 ha effettuato un raid. 1 Raiders entrati nello stream. Benvenuti. Un saluto a tutti e benvenuti al nostro appuntamento settimanale del sabato con Farming Simulator, aspettando Farming Simulator 22. Oggi andiamo avanti con i nostri bei lavoretti da fare, che ce ne sono veramente tanti da fare. Hi everyone, welcome to our rendezvous of the Saturday with Farming Simulator 19 and with the format soft gaming, waiting for waiting for Farming 22. Today we will go doing a lot of work here on the field. In the latest live streams, I bought this big machine here, and we will go on testing it. Salut à tous et bienvenue à notre rendez-vous du samedi soir avec Farming Simulator 19 et avec un autre format qui s'appelle en attendant Farming 22. Un saluto a tutti quanti e vi rongo benvenuta live. E oggi continuiamo l'avventura nostra con Farming Simulator 19, con format aspettando Farming Simulator 22. Allora, vediamo un po'. Allora, questo lo possiamo spegnere, sta caricando, vediamo un attimo. Mi sa che questa trebbia qua poi la devo spostare. Allora dobbiamo vedere un po' il da farsi su questo campo. Now I will take a look on the field and see what we have to do.
Allora, qua ci richiede l'aratura, quindi j'ai donné un coup d'œil pour voir ce qu'on doit faire, mais avant je vais passer ici. I will see if my cow are Imperia Zoo ha appena iniziato a seguire il canale. Grazie per il follow. Grazie mille, buonasera e benvenuto al canale. Grazie per il follow. Hello? Oui, ah, italiano, meno male, dai. Benvenuto nel canale, grazie per il follow. E allora noi qua siamo venuti a vedere un attimino gli animaletti come stanno prima di andare a lavorare il grande campo, grande quanto uno stadio di calcio. Allora, dunque, razione mista ci può ancora stare. Ok, quindi si potrebbe eventualmente vendere anche il latte. Allora, bisogna arare. So now I have to work hard on this big field. Je dois travailler très durement sur ce champ-là, le grand champ. Et voilà. Et ovviamente devo seminare girasoli e non mais. Ok, allora. I will seed some flowers and not mice. Je vais planter le tournesol et pas le maïs, comme j'ai fait samedi qui est passé. Et j'avais pas regardé ce que j'étais en train de planter. Et voilà. Et ovviamente, stavolta facemmo un po' più attenzione a quello che piantammo, perché l'ultima volta era avanzata i seminati. E il girasole invece ha già seminato un mais. Imperiazo, devi sapere che in questa live qui è multilingua e non sai, questa non ce la fa. Oh, ecco cos'è. E dicevo, scusami, dicevo che questa live è multilingua e dato che io non so se si sente l'accento. Sono di origine partenopea, allora mi diverto anche un pochettino a parlare in lingua napoletana, ma non in modo sboccato o come dire poco educativo, ma diciamo che cerco di rendere la live un po' più leggera, adatta anche a un pubblico anche più giovane, e quindi praticamente poi oltre a questo sto creando un nuovo format, non so se l'hai letto dalla descrizione del titolo, che si chiama Soft Gaming. Il Soft Gaming in effetti dovrebbe essere lo sto sperimentando, e praticamente il soft gaming è una live nella quale lo spettatore, diciamo così, si sente rilassato oltre ad effettuare un gameplay piuttosto che una piccola chiacchierata. E quindi diciamo che sto inventando questo nuovo format, oltre al soft horror
Infatti ieri ho portato Resident Evil 7 Biohazard e cerco di renderlo molto più leggero, e quindi magari poi se dai un'occhiatina al video più tardi, insomma, allora cerco di renderlo un pochettino più comico, diciamo così, facendo un po' di battute e utilizzando appunto la lingua napoletana, visto che la lingua napoletana per certi versi diverte anche un pochettino. E quindi mi sono scordato. E quindi insomma cerco di fare qualcosa di particolare, ecco. Non mi reputo un grande streamer, non né tantomeno, diciamo, mi reputo un inventore di qualcosa di particolare, però diciamo che bisogna provare e vedere un pochettino come è il pubblico che padrone, insomma, gradisce o meno. Provincia di Napoli. Tu di dove sei? Mi puoi dire anche la regione o la provincia? Mi trovo nell'area nord di Napoli e sono a circa un paio di chilometri dal primo quartiere di Napoli. E ovviamente do il benvenuto a te di nuovo e a tutti coloro che in questo momento si sono sintonizzati nel canale. E approfitto per fare un po' di presentazione. Io mi chiamo Fabrizio, qui nella community di Twitch sono conosciuto anche come Dablo ODB, come mi chiama il mitico Jason Farm. E quello a cui in questo momento state assistendo è sì un gameplay, ma non un gameplay qualsiasi, è la creazione di un format sperimentale chiamato soft gaming. E il soft gaming in effetti è un gameplay o un qualsiasi format, qualsiasi gioco, quindi, ma con l'intento di rilassare lo spettatore. E quindi mi auguro che sia di vostro gradimento, insomma, questa cosa, e che possa funzionare anche con voi. E ovviamente ringrazio anche voi che in questo momento state guardando la replica del canale, così come anche voi che state guardando questo video su YouTube. E niente, adesso passo a salutare un po' gli amici. Faccio un po' la presentazione in lingua inglese, o almeno ci provo. Hi everyone, welcome to the stream and welcome to the replay. My name is Fabrizio, also known here on the community of Twitch as Dablo or DB, as my friend Jason Farmer call me. The video that you are watching right now, the live streaming or the video in replay, this is not a so common gameplay. This is an experimental format. I'm inventing a new format called soft gaming, and the goal of this new format, it's feeling relaxed the viewers. I hope you will enjoy this kind of format, and I hope that you will feel relaxed during my live streaming, or if you are watching in replay this video on Twitch or on YouTube. Now, thank you so much, and I will talk with
My French Friends. Salut à tous, bienvenue dans la vidéo, dans la direct. Merci pour la compagnie. Je m'appelle Fabrizio. Je suis connu dans la communauté de Twitch comme Dablo. Au début, comme m'appelle mon ami Jason Farmer. Ce que vous êtes en train de regarder dans ce moment-là, c'est un nouveau format qui s'appelle Soft Gaming. Le but de ce genre de direct, c'est de faire sentir relaxé le public. Et j'espère que ça va marcher aussi avec vous. Ça m'a fait beaucoup de plaisir. Et maintenant, si vous êtes en train de agréer ce genre de format, ça m'a fait beaucoup de plaisir. Je remercie à vous que vous êtes en train de regarder cette vidéo en direct. Je vous remercie aussi à vous que vous êtes en train de regarder cette vidéo en réplique ici sur Twitch ou dans mon canal YouTube. Voilà, et maintenant, on y va. E ovviamente in lingua napoletana, voglio, io vi ringrazio a tutti quanti che mi state facendo compagnia da questa diretta. Io mi presento, mi chiamo Fabrizio e da comunità che Twitch mi conoscono pure come Dablo o DB come mi chiama Jason Farmer. Quello che state guardando non è una diretta, diciamo così, normale, una diretta dove voi vorrete uno che sta giocando, ma è una diretta sperimentale. E infatti sto sperimentando un nuovo format, un nuovo modo di giocare che si chiama soft gaming. Un soft gaming in effetti è un modo di fare diretta che permette a voi che guardate di vi sentire rilassato. E quindi spero che quando guardate i video miei in diretta, in replica, in coppa Twitch, in coppa YouTube, vi sentite rilassati e quindi mi fa piacere, lasciate un bello commento sotto video e se tenete un canale social, quindi come Instagram, utilizzate l'hashtag softgaming. Qua giù, mori pure in italiano, in inglese e in francese. Allora, ovviamente, se avete un account Instagram, ovviamente io ho anche un account Instagram che si chiama Dub Logistica. Se vi va, seguitemi e se mi seguite, magari utilizzate l'hashtag softgaming, così insomma io capirò che c'è qualcuno che comincia a gradirlo. Allora, j'étais en train de oublier, je vais oublier de vous dire que vous pouvez utiliser l'hashtag softgaming sur votre compte Instagram et pour me faire comprendre si vous avez bien aimé ce genre de direct. Et si vous avez un compte sur l'Instagram, vous pouvez, si vous voulez, chercher Dab Logistica et suivre mon canal. Merci, merci. Et voilà, eccoci qua, in Periazzo. Allora, scusami, non farci caso, ma devi sapere che qua, quando dico una cosa, poi la devo ripetere per tre volte in tre lingue diverse. E mi auguro che insomma la lingua napoletana faccia sorridere, insomma. Allora, tu, quindi
Sei coreano, cioè sei nato in Corea, coreano, quindi Seoul, Bologna. E insomma, sei praticamente un bolognese. Bella Bologna. Veramente bella. Ho un carissimo amico che è bolognese, un amico fraterno, e ogni volta che ci incontriamo ci divertiamo, infatti anche con lui mi diverto a farlo divertire proprio parlandogli in napoletano, perché insomma vedo che è molto gradita la cosa. E allora, ho quella vaga impressione che sto trattore non ce la fa. E infatti slittano le gomme. Allora, facciamo così. Andiamo a prendere il mostriciattolo da 500 cavalli. Beh, sì, la lingua napoletana ha delle sonorità particolari. Così come ci sono delle parole in una parola. Può esprimere un concetto e che non è traducibile in italiano. Ci sono parole particolari, ad esempio, cazzimma. La cazzimma è sia la grinta sia la cattiveria, ma significa cattiveria agonistica, tutte queste cose qua. Ti ho detto una delle tante parole un po' più particolari. Eh sì, infatti sto prendendo questo bestione da 500 cavalli qua. E questo mo quando tira, lo tira bello forte forte l'aratro. Ah, ottimo! Sei un grande futuro agronomo. In realtà mi ero dimenticato che quello lì, il John Deere, mi pare che è 300 cavalli, mentre invece queste ne sono, ci sono 500. E questo mo ci divertiamo qua. Voilà. Ho preso st'aratro enorme, perché il campo qua è enorme e ci vuole veramente un sacco di tempo. So, my friend Imperiazzo say that I have to use a bigger tractor. He's right, he's right. Mon ami Imperiazzo, il m'a suggéré d'utiliser un tracteur plus puissant. Et voilà, les jeux sont faits. Caro Imperiazzo, hai qualche canale Twitch per caso, anche tu? Sei uno streamer anche tu, oppure? Così facciamo anche un po' di pubblicità anche al tuo canale. Ah, vabbè. Sappi che qua, quando possiamo fare pubblicità a qualche altro canale, non ci creiamo assolutissimamente il problema. Anzi, lo faccio con piacere. L'avrei fatto con te come lo faccio con chiunque entra nel canale. E beh, allora quando inizierai a fare lo streamer anche tu magari me lo dirai e farò un po' di pubblicità pure al canale tuo. E allora mo mettiamo la visuale interna, ma io non so bravo con queste cose qua, mi scordo sempre. Allora, devo tenere questa linea più scura. Ok, facciamo finta di essere pro, insomma pro. Ah. E quindi, allora, la settimana scorsa ho acquistato una trebbia da 800.000 euro
nuova, beh, l'ho presa utilizzando la mod usata, ho risparmiato circa 100 e passa mila euro. Una John Deere, formato americano, ovviamente, e una capienza da 24.000 litri, perché in precedenza utilizzavo una Trebbia elettrica da 14.000 litri. Solo il problema era che, diciamo così, ci voleva molto più tempo a fare i lavori sul terreno perché bisognava ogni tanto scaricare, mentre invece questa qui ha quasi il doppio della capienza. Poi dopo la faccio vedere da vicino. E poi mi sa che la prossima, appena ho la disponibilità economica, devo prendere una piantatrice più grande e una seminatrice più grande, perché al momento mi trovo con una seminatrice da 12 metri. Quindi dovrò dare un'occhiata nel mod hub e vedere se riesco a trovare qualcosa di accattivante, perché effettivamente sto campo, non so se uno se ne rende l'idea, però è enorme. Questi tre campi messi insieme sono è veramente enorme. Infatti, solitamente solo per lavorare il campo, quindi arare e seminare, quando mi va bene, ci impiego un paio d'ore più o meno, ma fare tutto, ovviamente. Poi, vabbè, fra una chiacchiera e un'altra, faccio vedere anche i mezzi. Mo' dopo finisco di arare e vi faccio vedere anche il parco mezzi, incluso l'ultimo acquisto. So, after working here on this big field, I will show you my machinery and I will show you as well my latest new buy. Qua poi ci devo ripassare un'altra volta. Mo' inizio a fare il campo dall'altra parte. Così inizio ad accorciare. Ah no, quasi quasi. Mi faccio pure sto fianco qua. Giusto. Imperiazzo, qual è il tuo brand di trattori preferito? Qui su farming oppure in generale, seppure un brand ad esempio non conosciuto in Europa, che c'è in Corea. Io per esempio non ho una grossa preferenza, però ci sono, c'è tipo il Fiat piccolino, è una mod 180 e non mi ricordo che cosa, che qui su farming è molto economico, e poi ha pure 180 cavalli, un bel trattoruccio. Non è esteticamente accattivante, però diciamo che fa il suo lavoro. Allora, io quasi quasi mettere un po' di musica, perché me ne sono completamente dimenticato. Un bel sottofondo musicale. Eccoci qua. Ecco qua, perfetto. Adesso continuiamo con la lavorazione sul terreno, ma anche con il soft gaming. Ancora benvenuti a tutti, grazie per esservi fermati su questa live o questo video. Io mi chiamo Fabrizio e qui nella comunità di Twitch sono conosciuto come Dablo ODB, come mi chiama il gran maestro di farming Jason Farm.
Ciò a cui in questo momento state assistendo non è un banale gameplay, ma è la sperimentazione di un nuovo format chiamato soft gaming. E lo scopo di questo nuovo format è quello di far sì che chi guarda la diretta o il video possa sentirsi, possa rilassarsi. Ah, ok, mi sono scordato pure di raccogliere qua e mo raccolgo un attimo. Hi everyone, welcome to this video and or this live streaming or replay. My name is Fabrizio here on the Twitch community, also known as Dablo or DB, as my friend Jason Farm call me. And what are you watching right now? It's not a simple gameplay. This is a new creation. I'm creating a new format called soft gaming. And the goal of this new format is let the viewers feel relaxed. I hope you will enjoy this kind of a new category. Salut à tous, bienvenue dans cette direct ou dans cette réplique. Je m'appelle Fabrizio, je suis connu dans la communauté de Twitch comme Dablo ou DB, comme on m'appelle mon ami le maestro Jason Farmer. Ce que vous êtes en train de regarder, ce n'est pas un banal gameplay, mais c'est la création et expérimentation d'un nouveau format qui s'appelle Soft Gaming. Et le but de ce nouveau format, c'est celui-là de faire sentir relaxer les spectateurs. J'espère que ça va vous aller bien agréer ce nouvel format. Et merci beaucoup. Un saluto a tutti quanti e benvenuti da questa diretta. Io mi chiamo Fabrizio, canta comunità di Twitch, ma sapono come Dablo o DB, come mi chiama l'amico Jason Farmer. Quello che state guardando non è una semplice diretta, un gameplay qualunque, ma è una sperimentazione in nato tipo in un nuovo format che si chiama soft gaming. E lo soft gaming tiene uno scopo e vi fa sentire rilassato quando guardate un video. E mi auguro che veramente, insomma, rilassa. Allora direi di mettere un attimo. Oh, che ha fatto? Ehi. No.
essere ribaltato. Ah, ecco. Metto un attimo all'operaio nel frattempo, perché devo raccogliere ancora un po' di mais. Now I will let a cooperator to work the field, and during this time I will finish the work with the harvesting machine. Ok, perfetto. Andiamo a raccogliere l'ultima parte, l'ultima striscetta di mais. Di mais, giusto, sì. Ok, e questo è il nuovo acquisto. Costatomi ben 700.000 euro, ma ne valsa la pena, perché adesso con questo macchinario potrò finalmente lavorare sul campo in maniera più rapida. E qua mi è rimasto giusto sto baffetto. È un peccato il mais, possiamo darle alle galline o venderlo. Adesso vedremo un pochettino come meglio possiamo aggarbare la situation comedy. Andiamo a raccogliere questo ciuffetto qua. Perfetto. Ok, abbiamo completato il lavoretto, almeno non abbiamo sprecato nulla. Mais. The mice is like the gold. We have always to bring and trying to harvest or use it or sell it. Le mice, c'est comme l'or. On doit le cuire. Et on doit ou l'utiliser ou bien le vendre. È abituato alla trebbia elettrica super silenziosa. Questa adesso andiamo un attimo a lavare il mezzo, no? Ecco qua. Gli diamo una pulita. Mi sa che devo cambiare il colore delle lame. Devo dipingerla di verde o di giallo. Vabbè, per il momento la moneta ci serve. Eccolo qua. Ok, grazie. Adesso
Ah no, non l'ho girato. Ok. Ok, ringraziamo il collaboratore che ci ha dato una mano. Ottimo. E adesso continuiamo noi qua, cercando di fare un lavoro decente. Non posso dire un buon lavoro, ma almeno decente. Vediamo un attimo come siamo messi qua. Questo è da riparare. Questo no. Ah, ecco, 352 € ci sta. Ripara. Ah, ecco. Adesso l'aratro, effettivamente. Va molto, molto meglio. Everything's gonna be alright. Everything's gonna be alright. Everything's gonna be alright. E porto tre rotor. Ho tre rotor a piace. E allora, aspettando il 22 di novembre per finalmente poter mettere mano a Farming Simulator 22. Ditemi un po' voi, lo acquisterete subito oppure aspetterete un po' di tempo? Beh, sapete, a me pizzica l'idea di prenderlo, anche se comunque nell'ultimo periodo, anche su Steam, mi sembra di aver notato che abbiano applicato un piccolo sconto al pacchetto, quindi ottima cosa. Se siete interessati ad acquistare Farming Simulator 22 anche in preordine scontato, e eventualmente se volete acquistare altri giochi o software scontati fino al 70%, nella descrizione del video troverete alcuni link, fra cui il link per acquistare questo ed altri giochi scontati, oltre ai miei canali social che sono Instagram, Facebook e YouTube. Per chi è in chat può utilizzare il comando punto esclamativo social e potrà cliccare sui link e eventualmente, insomma, farmi una visitina sui canali social. So, friends, the title is Waiting for Farming Simulator 22. Now the 22nd of November is not so far. Is coming soon. So, did you will buy Farming Simulator 22 in pre-order, or you have the intention to wait before buying it? If you want to buy Farming Simulator
19 or 22 in pre-order. If you are interested, you will find a few links in the video's description, and are the link where you can buy the game with a low price, up to 70%. They are multi-platform games, so PS4, PS5, Xbox, etc., etc. That's all, folks. Alors, dans le titre de cette vidéo ou cette direct, le titre c'est En attendant, Farming Simulator 22. Est-ce que vous allez acheter le jeu en pré-ordre ou bien vous allez attendre un peu de temps? Si vous êtes intéressé à acheter Farming Simulator 22 en pré-ordre ou Farming Simulator 19 ou autre jeu multiplateforme à prix réduit jusqu'à 70%, vous allez trouver dans la description de vidéo des liens qui sont au point le lien pour acheter le jeu à prix réduit jusqu'à 70% et puis les liens pour suivre mes canaux social media. Merci beaucoup. Et maintenant, je vais parler en napolitain. Et alors, voyons. Bon, au titre de la directe, in questo video, e aspettando Farming Simulator 22. Ma voi, mo, io ho cattato subito, quindi in preordine. Oppure aspettate un poco prima di cattare. Sì, io se siete interessati a cattare Farming Simulator 22 oppure Farming Simulator 19 a un prezzo scontato, io vi lascio un link nella descrizione del video e ci stanno di certi video. Allora ci sta appunto link per cattare Farming o di gioco scontato, il gioco pure per PlayStation, tutto quello che serve per PlayStation, all'Xbox e tutte queste che state piattaforme i gioco, insomma li trovate a prezzo scontato. Ui maestro, onore e piacere. Facciami sottolare a trovosta. Bentornato carissimo Jason Farm, oramai il tuo nomignolo è diventato il mio nickname nelle presentazioni, tant'è che quando mi presento e dico che mi chiamo Fabrizio, ma come sono conosciuto nella comunità di Twitch come Dablo, che mi chiama Fernbus, e poi DB, che mi chiama il maestro. È un onore carissimo averti qua. Quando possiamo facciamo un po' di pubblicità ai canali amici. A proposito, per voi che siete fanatici di Farming, vi consiglio il canale del professore Jason Farm, del gran maestro. Seguitelo perché è uno streamer imbeccabile. E mo vo dico napoletanamente, voglio, se vi piace Farming, voglio, seguite il canale di Jason Farm, voglio, perché è orvuto con coppa Farming. Voglio
è il guru di farming. Voglio, mi raccomando, seguite. Eh sì, anche più veloce, DB. E purtroppo devi sapere che io la volta scorsa, la settimana scorsa, no, avrei dovuto piantare i girasoli, ma mi sono scordato di cambiare la selezione dalla piantatrice e ho piantato purtroppo ho piantato il mais, che però il mais una parte me la conservo perché metterò il pollaio e da un'altra parte me la vado a vendere. Tanto mo aspettando Farming 22 qua ci vorrà ancora un po' di tempo, e poi comunque non so, può darsi pure che farò un po' di Back to the Past, insomma, può darsi pure che riproporrò ancora qualcosa di Farming 19. Poi è ancora un po' da capire poi come ottimizzare le cose. E comunque, caro Jason Farm, comunque devo dire la verità, al di là del fatto che ci stai tu e che sei un carissimo amico, però i video come li spieghi tu li spiegano in pochi. Poi si vede che anche gli altri streamer, incluso il sottoscritto, prende molto spunto dal tuo metodo di spiegazione, e quindi onore e piacere quando mi passi a salutare. Non so nemmeno se la zappa storta sta in live, e se riesco cerco di fargli un ride, perché è un sacco di tempo che avrei voluto fargli un ride. E guarda Jason, bisogna capire la persona. E poi bisogna capire anche il metodo che utilizza. Io per esempio sono come te. Quando spiego una cosa posso risultare ripetitivo perché parto da zero. E poi arrivo a 10. Ci sono alcune persone che, ora non tanto qui diciamo sui social, perché diciamo fortunatamente sono brave persone, però anche nella vita reale, un po' come ho fatto l'ultima volta con te, che ti ho spiegato un po' di fotografia, tutte queste cose qua. Io sono abituato a partire sempre dal principio, perché perché penso sempre che magari qualcuno si sia perso un punto, e quindi io sono abituato sistematicamente a ricominciare da capo. Poi qualcuno mi dice Fabri, però tu già me l'hai detta. Vabbè, come non detto allora, però cerco di fare sempre un breve riepilogo prima di entrare a spiegare determinate cose. E quindi è per questo che io, forse io come altre persone che siamo un pochine, come dici, ma secondo me ce ne saranno tante che ti ammirano e ti apprezzano, solo che magari non lo danno a vedere, magari per un fatto caratteriale o perché magari hanno paura di perdere i follower, per esempio in un canale. Io non ho di questi problemi, perché alla fine, voglio dire, a me fa piacere che faccio conoscere un altro canale, anche perché il mio canale è cresciuto anche grazie a voi amici streamer, anzi soprattutto a voi, in particolare a uno che è Fernbus08, che da 30 e passa follower
mi ha dato anche un po' di spinta, diciamo così, ha fatto conoscere il mio canale ai suoi followers e viceversa, quindi come l'ho detto pure nella scorsa live, gliene sono grato e gliene sarò grato, insomma. Poi noi piccoli streamer ci trattiamo, quindi ci trattiamo bene, quindi ci diamo una mano. Non siamo avidi di follower e quindi, come si dice nella nostra amata lingua, ce ne rimma bene. Alla salute. Comunque peccato per come si chiama, la cosa recitata, perché era bella, mi stava piacendo. Speriamo che ritorni un'altra volta, perché la serie recitata era veramente qualcosa di particolare. E a voi, se non l'avete ancora vista, per voi che state guardando in diretta questo video o in replica su Twitch o su YouTube, andate nel canale YouTube di Jason Farm e andate a vedere la serie recitata di Farming, che è fatta veramente bene. Lo dico non perché adesso c'è lui qui con me, ma perché è così, è fatta bene, è un'ottima idea e le cose nuove secondo me vanno sostenute. Quindi mi raccomando, Jason Farm nel canale YouTube, anche nel canale qui su Twitch, un bel follow, tanti like ai suoi contenuti. Eh beh sì, perché comunque giustamente bisogna anche trovare le persone che ti possano dedicare il proprio tempo, perché poi mi rendo conto che fra il montaggio, la recitazione, queste cose qua, insomma, richiede parecchio tempo e anche parecchio impegno. Quindi sicuramente capisco che, insomma, le cose restando su internet rimarranno finché, insomma, i server non andranno in tilt. Ah, ma tu intendi i tempi di recitazione? Io non sono esperto, però sì, evidentemente, come dici tu, c'è bisogno di una metrica, diciamo così, costante, un po' come nella musica. Ah, quindi mi dà l'impressione che forse hai studiato un po' di recitazione. Ah, ok, ora ho capito, per iniziare da capo. Ciao Fede, carissimo, ben ritrovato. Grazie per essere passato. Fede-basso-gamer 20.003 ha appena iniziato a seguire il canale. Grazie per il follow. Mille, benvenuto. Stasera sei da play? Ah, per il Stasera sono da play, stai guardando la live da PlayStation, ho capito, se ho capito bene. Ah, ok, ho capito, quindi in effetti crei i testi, Jason, ho capito. Ti capisco, sai, un po' come quando io per un periodo mi sono dilettato a comporre musica, comporre, scrivevo, insomma, musicavo e capisco perfettamente quello che vuoi intendere. E poi giustamente le cose o si fanno bene o si fanno buono o non si fanno proprio detto in lingua napoletana, insomma, per chi non
non avesse ancora capito di cosa stiamo parlando, e l'amico Jason Farm su YouTube stava portando una serie recitata dedicata a farming, e poi insomma si è fermato e quindi stava un po' discutendo di questa cosa. Fede, non so se conosci l'amico Jason Farm. Devi sapere che il famoso maestro di cui io parlo quando mi presento nel canale è proprio lui. Quindi, se sei appassionato di farming, ti consiglio di mettere un bel follow al suo canale, qui su Twitch, ma anche su YouTube, perché porta dei contenuti su farming che sono la fine del mondo. Le cose te le spiega in maniera semplice, e poi insomma, oltre ad essere una persona estremamente preparata, ma anche estremamente umile, e che di questi tempi è difficile trovare. Ah, infatti sì, ho visto anche i tuoi video dedicati a Farming 22. Sta facendo un ottimo lavoro, grande Jason. Mi raccomando, seguitelo. If you are impassioned by Farming Simulator, I will suggest you a channel, the channel of my friend Jason Farm. And here on Twitch, or if you have an account YouTube, you can follow his channel on YouTube. Eh beh sì, l'avevo letto. Jason, solo un check. L'audio della musica è alto? Dimmi se la devo abbassare o se va bene, perché purtroppo la musica in cuffia la sento sempre alta. Ah, perfetto, ok, no, perché in cuffia qua sento tutto un po' più amplificato. Non ho capito perché. Infatti l'FSI, ottimo. L'FSI, c'è anche un altro bravo streamer su YouTube che all'inizio pure io ho seguito, che fa ogni tanto fa la presentazione delle mod, delle mappe e queste cose qua. E comunque, seguite Jason Farmer, mi raccomando, eh. Leave a follow to Jason Farmer channel YouTube and Twitch. Comunque, e a proposito di Farming 22, caro maestro, io mi sa che lo preordino. Mi sa che prende il pacchetto anche con la season. Perché l'altra volta non so con chi ne ho parlato, se con te o con la zappa storta. E comprarle la DLC o le DLC separatamente. Diciamo che, ecco, può non risultare un buon investimento, però vediamo un pochettino come si può fare. Io sono negato per la recitazione. Io quasi, se diciamo, riesco a portare a pizzichi e muzzichi, come si dice nella nostra amata lingua, questo canale, insomma, lo so, ma non c'ho proprio la stoffa. Nessuno nasce imparato, beh, questo è vero, però insomma, ottimo. Quindi secondo me
Farai anche la parte recitata, presuppongo, su Farming 22. Ma io diciamo che quindi ripartirai da zero, immagino. No, Farming 22. Eh beh, sì, perché giustamente sicuramente la grafica sarà diversa il 22 rispetto al 19, ma anche perché già dai requisiti minimi mi sono reso conto che a livello grafico sarà veramente da spremere le schede grafiche. Ah, ottimo! E immagino che hai speso un bel po' di soldini, eh? Ma almeno così ci fai tutto con quella scheda grafica. Io, vabbè, la volta scorsa ti ho accennato che vorrei installare una buona scheda video dedicata prettamente al software per lo streaming. Perché ho notato che mi satura un pochettino la grafica quando a volte va sotto sforzo. Però per il momento con la 1060 e con una Nvidia Quadro Q400 ci sto andando bene. La Nvidia, la Q400 la utilizzo per la DirectX. No, DirectX, scusami, la Physics è dedicata a quello. E poi la 1060 fa il resto, insomma. Però diciamo che la 1060 non può gestire grandi carichi, seppure a 6 giga. Però preferisco farla lavorare, diciamo, in maniera decente. Farming 22, io poi ho visto anche la presentazione che hai fatto l'altra sera. Effettivamente hanno messo un sacco di mezzi nuovi. Quello poi man mano che iniziano a far trapelare i dettagli, uno si appassiona sempre di più. Bravo, le produzioni, bravo, bravo. Infatti, perché tu mo qua ti serve la mod, a parte la Hof Bergmann, che là per esempio puoi fare il pane, tutte queste cose qua, a parte quella mappa lì, poi su Farming 19 effettivamente non c'è stata la, se non fosse stata per i modder, evidentemente saremmo rimasti un pochettino solo ai lavori sul campo. Sicuramente, ma tu intendi pesante di grafica? Eh sì, o altrimenti bisogna giocare con i dettagli medi. Sì, no, ma per permettere una 1060 ai requisiti minimi significa che è pesante. Sì, questo sì. Ma infatti quando ho visto la 1060 nei requisiti, requisiti consigliati, ecco, consigliati, scusami, ho detto cacchio cacchio, ma sto gioco sarà bello pesanduccio. Poi ho iniziato a dare un'occhiatina un po' in giro su alcuni gameplay che hanno fatto e mi sono reso conto che devo, per streamare mi occorre un'altra scheda video per me, per gestire appieno. Questo sì.
Beh, tu più conosci queste cose qua, quindi più ne capisci io che non ne capisco chissà che quanto. Però io per esempio metto poche mod perché so che se carico troppo il disco, diciamo che il sistema un po' rallenta e poi il gioco non mi gira correttamente perché conosco insomma bene il sistema. Però ci sono appassionati come te che hanno parecchie mod. Però per esempio quando poi non le utilizzo più le disinstallo. Però ce l'ho sempre i pacchetti conservati. Cioè le tolgo fisicamente. E poi quando devo riaprire una determinata mappa, lei la vado a riposizionare. Ma non a caso io ti ho definito il maestro, perché sei aggiornato su queste cose qui e sei ferrato, non è che sei come me, che io sono più un giocatore un po' più occasionale, io faccio un po' di tutto. Tu essendo appassionato del genere, presti maggiore attenzione anche alle piccole cose. Oh, infatti, io l'ho detto, i tuoi consigli sono sempre stati utili pure per me in molte occasioni. Pure io mi sono attenuto ai tuoi consigli e ci sono andato di lusso proprio. quello è il primo che era nel 2014. Qual era? Tipo, lo sai, io l'ho scoperto nel 2019, ma per puro caso. Guardando i video di Nick, di Miticaccio, di Robbymel e di Nora24, che saluto, se li conoscete o se non li conoscete, cosa improbabile, mi raccomando seguite anche i loro canali e se il regolamento del canale lo consente, salutateli da parte mia. Ah, ecco, perché poi devo andare a vedere pure l'evoluzione di farming, perché è interessante. Poi io ho visto, ho detto, sono partito da Nick, quindi sono mo, questo è il terzo anno che sì, terzo anno che insomma mi sto appassionando a questo genere. Ah, quindi una grafica diciamo non particolarmente come dire realistica. Quello in che anno è stato pubblicato il primo? Eh sì, ma graficamente si vede. Caspito. Caspita, allora sono un bel po' di anni, eh? È un po' come Euro Truck, che pure all'inizio Euro Truck Simulator, il primo, graficamente non era un granché. Con il 2 poi hanno apportato modifiche e migliorie, che poi si sono viste pure ultimamente nel comparto luci, che l'hanno rese molto più realistica. Euro Truck sì, il primo, però il 2 invece mi pare che è del 2012, se non ricordo male, che l'ho acquistato mi sa 2 mesi dopo l'uscita, che avevo provato la versione demo dal sito internet, poi l'ho comprata sul CD.
Poi per le DLC, queste cose qua l'ho riacquistato su Steam e da allora poi mi sono divertito. Però sì, Eurotruck, sì, l'anno prossimo compierà 12 anni di vita, 2012. Bello il fatto delle produzioni comunque su Farming 22. Ci voleva. Infatti, quando è iniziato a spiegare le produzioni con i vari, la combinazione dei prodotti, queste cose qua, ho esultato in qualche modo perché ho detto finalmente non sarà solo campi. Ma sarà anche produzione di prodotti, insomma, ci voleva una bella rinfrescata, anzi una bella refrescata, detta nella nostra madalingua, caro mitico Jason. Do il benvenuto ai nuovi entrati nel canale, qui a coloro che si sono sintonizzati in questo momento in questa live. Io mi chiamo Fabrizio, qui nella comunità di Twitch sono conosciuto come Dablo, come mi chiama l'amico Fernbus08, oppure DB, come mi chiama il mitico Jason Farm, che in questo momento mi sta onorando della sua compagnia, il gran maestro di farming. Per chi non lo conoscesse, se siete appassionati di farming, vi consiglio vivamente di passare nel suo canale Twitch o YouTube, Jason Farm. Iscrivetevi e condividete i suoi video perché sono fatti veramente molto ma molto bene. Jason, sì. Stando a quello che hanno fatto vedere anche gli sviluppatori, mi sa che sarà veramente una spesa che vale un brace. Non solo questo che è scritto adesso, ma pure il fatto che puoi anche giocare con una persona su console. Questa è un'ottima cosa, perché tante volte, per esempio, mi sono trovato con Fernbus che si trovava in difficoltà, però lui giocandoci da Xbox, da console, io non potevo interagire con lui, magari entrare nel server e dargli una mano. Però sto fatto qui è stata un'ottima mossa, questo devo dirlo. È stata un'ottima idea. Crossing, non mi ricordo come si chiama, comunque hanno fatto un'ottima scelta. Il fatto che finalmente crossplay, bravo. Poi per il fatto che diciamo così, hanno fatto sta cosa, è buono perché poi ti metteranno pure in condizione che chi gioca da PC, insomma, potrà, eliminando qualche mod, perché poi ci stanno gli slot su console, se non ricordo male, che vengono occupati dalle mod, e quindi ci permetterà di poter interagire con altre persone. Bella sta cosa, veramente è una cosa che di Farming 22, quando ho seguito la diretta sul canale di Miticaccio e fu una cosa bella. Io poi, per esempio, quando fanno queste cose qua, le presentazioni, c'è qualche streamer un po' più bravo, molto più bravo di me, come Miticaccio, Robby Mel, che sia Nick,
un'ora 24 che sia stesso tu, io me le vado a vedere lì le recensioni, tutte queste cose qua, perché mi piace dare lustro a queste stelle nascenti. Ecco, alcuni di questi qui, i primi quattro che ho nominati sono il top, sono bravissimi in confronto a me. Maestro, tu sei al di sopra di tutti quanti, tu lo sai. E quindi quando posso mi piace anche incoraggiare soprattutto quelli lì che sono molto molto più young, un po' più aggiungile rispetto a noi che siamo un po' più grandicelli. È bello supportarli perché poi vedi l'impegno che ci mettono, e poi noi che lo facciamo sappiamo che preparare una live, diciamo pure 1 o 2 ore, 4 o 5 ore come ho fatto io qui su Farming, c'è una preparazione alle spalle di a volte anche di giorni, e prepararsi una sorta di scaletta, quindi capire ciò che bisogna fare e poi cercare di farlo nel migliore dei modi, insomma, prende tempo. Un po' come quelli che quando creano dei giochi in televisione, ecco che si impegnano. Oltre al fatto che noi streamer che non abbiamo, che lo facciamo da soli, ci dobbiamo occupare della parte tecnica, dobbiamo controllare che il gioco va bene, la live non crash e tutte queste cose, quindi è tripla fatica. Beh sì, perché poi sul video, la produzione del video tu la devi registrare, poi te la devi rivedere come minimo 10 volte per vedere quando devi fare il taglio, poi ti segni dove devi fare il taglio, quello che devi inserire, quello che devi togliere, lo so, lo so, lo so. È dal 2006 che mi diletto con il video editing. Sono partito con il Pinnacle 9 con una telecamerina a cassette mini DV, quindi lo so bene che poi non finisce lì, perché una volta che poi lo hai montato poi lo devi caricare, e se non hai una buona connessione sono dolori di pancia. Oh no, Jason, lo so, lo so, lo so bene. Io adesso fortunatamente ho una mistofibra che mi permette di caricare 6 giga di video nell'arco di un'oretta più o meno, un'ora, un'ora e mezza, ma prima io 6 giga ci avrei impiegato dei giorni. Giornate intere. Eh beh sì, poi soprattutto tu che fai, che a breve ritornerai a fare la farming recitata, quindi c'è il copione da riandarti a preparare e crearti il copione, insomma è triplo impegno. È per questo che bisogna sostenerti, sostenere te, insomma, canale amico, ma anche gli altri streamer. E poi è bello quando si crea una piccola community. Il fatto che ci si passa a salutare quando uno sta in live, insomma, uno si fa pure compagnia. E quindi è una bella cosa. E quindi adesso, caro Jason, aspettiamo i tuoi video qua. A proposito di video, per quando è prevista la pubblicazione di un altro video tuo su YouTube o qui in live, sempre inerente a Farming 22? Dici un poco. Ogni venerdì. Orario e magari pure il canale, così chi guarda sto video in replica sia su Twitch che su YouTube
su YouTube, insomma, leggendo la chat, può venire a seguirti. Quindi alle 14:30 live, giusto su YouTube, se non ricordo male. Poi scrivi il programma, dai. Così. Ah, perfetto. Quindi ogni venerdì su YouTube live, giusto? La live o il video. Insomma, andate cercate su YouTube Jason Farme e seguite il canale del Gran Maestro, perché è fenomenale. Orruoto, come si dice nella lingua napoletana. Ok, vabbè, a me quando i canali, tutti i canali ai quali sono iscritti, mi arriva sempre la notifica. Quindi quando mi arriva la notifica ne ho l'occasione. Subito mi collego, anche se mo con gli smartphone, c'ho uno smartphone un po' vecchiotto, però pure da lì ogni tanto do un'occhiatina quando faccio le repliche sul canale qui Twitch. Ogni tanto vado a vedere se qualcuno mi scrive, poi ovviamente quando mi addormento, mi addormento. Farming 22. Allora approfitto per ripresentarmi, visto che mi sembra di aver notato un po' di movimento. Un saluto a tutti. Io sono Fabrizio, qui nella comunità di Twitch, sono conosciuto come Tablo ODB e ciò a cui state assistendo in questo momento è la creazione di un nuovo format che si chiama Soft Gaming. E lo scopo del Soft Gaming è di creare un format particolare che permetta a chi sta guardando una diretta oppure una replica di in qualche modo di sentirsi rilassato. Welcome to viewers. Welcome everyone, my name is Fabrizio, also known on Twitch here in the community as WORDB. What you are watching in this moment, it's a new kind of making gameplay. It's called soft gaming. The goal of this new a category of new format. It's let the viewer feeling relaxed during and or after the watching the video. I hope you will enjoy this kind of making gameplay, and thank you again for company. Bienvenue à tous, merci pour avoir choisi de rester dans ce canal-là. Je m'appelle Fabrizio, je suis connu dans la communauté ici de Twitch comme Dablo ou DB. Ce que vous êtes en train de regarder, ce n'est pas un commun programme de gameplay, mais c'est un nouveau format que je suis en train d'inventer qui s'appelle Soft Gaming. Le but de ce genre de format, c'est de relaxer ce qui est en train de regarder la directe ou la vidéo enregistrée. Merci beaucoup. Già sono le repliche, sono importanti. Allora,
Anche per esempio quello che produci sull'altro canale, magari fai qualcosa di simile o magari tu, vabbè, tu conosci meglio di diciamo che ognuno c'ha i propri metodi, però per esempio potresti anche rifarlo qui, ovviamente non proprio alla stessa maniera, ma comunque il tuo metodo di spiegare, di fare il gameplay è sempre eccellente, sempre di altissimo livello. Stiamo a buon punto. Qualche altra novità vuoi digitare un po' in chat per quanto riguarda Farming 22? Ovviamente per chi non conosce Jason Farm è un carissimo amico, bravo streamer per quello che riguarda farming e io lo definisco il maestro perché è la libretta vivente di farming, quindi vi saprà dire vita e morte e miracoli di tutte le funzioni di farming, mappe e tutte queste cose qua. Vabbè, di quello che diciamo tu già hai portato in live, ecco, fare un riassunto, ecco, di quello che puoi dire. Un po' le novità che ci sono qui che ci saranno a breve, perché ormai manca poco a quanto pare. Beh, il 22 novembre si avvicina e quindi qua noi appassionati di farming e visto che abbiamo il gran maestro qua, Jason Farm, approfittiamo per acquisire qualche altra conoscenza. Sì, quindi le funzionalità aggiuntive e come diceva anche Jason prima e come ha detto anche nella sua live nel suo canale YouTube e mi pare pure su Twitch la grande novità di Farming 22 sarà quella della produzione dei prodotti. Esatto. Jason, poi correggimi se sbaglio. In pratica, nell'ultimo video live di Jason, poi andate, cercate Jason Farm su YouTube e su Twitch. Rispetto ad ora, Farming 22 permetterà di produrre beni attraverso la combinazione di prodotti, quindi il pane si potrà produrre con farina, acqua, insomma, un po' come la Hof Bergman, se diciamo si può dire, se è concesso. Dimmi un po' se ovviamente di default, quindi funzionerà il tutto di direttamente senza le mod, sarà già nel gioco base la possibilità di produrre alimenti. Ah, sì, giusto. Un nuovo motore, eh sì, il motore grafico, ovviamente, mi dice il mitico Jason. Ovviamente, Farming 22 metterà a dura prova i nostri sistemi e ne vedremo delle belle. Esatto, come dice anche Jason. Poi, rispetto ad ora, con Farming 22 non avremo più il problema di non poter il problema non avremo più il problema di non poter giocare con amici che
utilizzano altre piattaforme perché hanno creato un crossplay. Ecco, crossplay, come accennato proprio in questo momento JSON. Io lo leggo così magari chi non riesce a notare nella parte bassa dello schermo, insomma, c'è la chat. Esatto, esatto, proprio per far conoscere anche a coloro che come me non sono proprio esperti e appassionati di mezzi agricoli, ecco come scrive JSON, ci saranno di default, quindi non le mod, di default. Ci saranno mezzi a metano, leggo, ed elettrici. Infatti, io per esempio su questa mappa qui, JSON, nella DLC Alpine, è uscito un mezzo elettrico. Ovviamente ho anche la colonnina elettrica, quindi ho la trebbia elettrica. Poi dopo faccio, prima di chiudere la live, faccio un breve passaggio e vi faccio vedere un po' il parco mezzi. Ah, bravo, ecco la precision. Poi mi pare che, se non ho capito male, anche la, come si chiama, la season, pure la season sarà inserita nel, sempre se lo puoi dire, inserita nel di default, oppure ci sarà ancora la mod in più la precision. Sicuro ci saranno tante novità. Ah, ecco l'avvio, esatto, perfetto, ottimo. Quindi ancora una volta JSON, come giustamente ci dice, non dovremo più andare a scaricare una mod per la season, ma diciamo che dal menu di gioco ci permetterà di attivarla o disattivarla, quindi è già di default. E quindi ecco, alla fine, ora così, detto grossolanamente, è come se di default ci avessero messo un botto, ma un botto di mod all'interno, perché in mezzi a GPL il mezzo elettrico di default è un'ottima cosa. Poi non so se tu o qualcun altro mi aveva accennato che poi sarà rivista pure la mappa questa qui. Script, ecco, non mi veniva il termine. Non so se tu o nella live di qualche altro amico mi fu accennato che avrebbero inserita la mappa, questa della DLC Alpine, non mi ricordo come si chiama sta mappa, messa di default, quindi in effetti inserita già nel gioco. Perfetto, allora mi sa che l'ho sentita da te questa novità. E insomma, qua stiamo aspettando un po' tutti quanti che arrivi il 22 per acquistare farming e finalmente poter toccare con mano e iniziare a poter vedere con i propri occhi quello che sono le novità di farming. Giusto, sì, anche l'opportunità è, insomma, un bel po', ma tante tante cose qui sempre sono previste su Farming 22. Le serre, quella è un'altra ottima cosa, una grandissima cosa.
È veramente un'ottima cosa. E approfitto pure per fare un po' di pubblicità agli altri canali amici. Insomma, se siete appassionati di farming, vi consiglio anche altri canali amici, che sono Fernbus 08 9 Gire 0, La Zappa Storta e poi ovviamente il canale del grande maestro Jason Farm, che in questo momento abbiamo l'onore di avere qui in chat. Mi raccomando, vi consiglio questi canali, sono dei bravi streamer, farming e non solo. Alcuni di questi amici sono siete patiti di farming, allora andate nel canale di Jason Farm, sia Twitch che YouTube, e troverete tutto, ma proprio tutto, di tutto, di tutto, di tutto quello che vi serve. Poi eventualmente se diciamo così volete avere informazioni, Jason, il tuo server Discord è pubblico, giusto? Mi dai conferma? È un server pubblico, perfetto. Allora, per qualsiasi cosa, perfetto. Mondo Game. Allora, per restare sempre aggiornati sulle attività di Jason Farm e l'altro amico che adesso mi sfugge il nome, esatto, andate nel canale di Jason Farm e trovate il link. Esatto. Seguitelo, poi Jason è una persona molto disponibile che si mette a disposizione, quindi quando vi può dare una mano il problema non se lo crea. Per cui esatto, ecco. Abbiamo anche l'onore di avere Peppe978 che poi appena ho finito di arare qua, faccio vedere il parco mezzi e mi sa che c'ho pure qualche mod sua. Anzi, forse ce l'ho tutte e due. I mezzi, c'è il Turbo Star. Il cassonato è il normale. Il rimorchio standard, rimorchio a motrice. È vero, il mitico Peppe 978, papà ecco, papà ecco. È vero, infatti lo potete trovare nel server di Mondo Game. Mondo Game, un nome e una garanzia. Poi c'è il meglio, insomma, poi trovate anche tutte le informazioni su farming, anche sulle pubblicazioni dei video. Su Mondo Gaming ci trovate veramente di tutto e di più. Ed è a gratis. Ah, è bravo, ecco. Vedete, alla fine ci sono, i più grandi stanno in Mondo Gaming. Perciò partecipate
passate sulla pagina di Jason Farr, c'è il link per entrare nel Discord e troverete veramente un ambiente familiare, un ambiente amichevole. E poi, se avete qualche dubbio, loro vi rispondono sempre in maniera educata e tranquilla. Quindi, che cosa aspettate? Seguite un po' questi canali. E noi qui abbiamo finito, qua abbiamo quasi finito. Praticamente in questo server Discord ci sono i migliori modder. E confermo che vi aiutano perché mi sono trovato anche io in difficoltà su una mappa su farming e ho avuto il piacere e il privilegio di constatarlo che mi hanno aiutato e mi hanno anche fatto una sorta di tutorial, diciamo così, per risolvere il dubbio. E poi ovviamente, ecco come scrive Jason in chat, stiamo parlando di appassionati professionisti, per cui insomma sono persone, che possiamo anche dirlo, no, Jason, persone del settore, per cui entrate nel server Discord e poi ovviamente supportate i canali. Ecco, supportiamone, diamogli una mano, perché poi tutte le mod che noi troviamo sono gratuite. E questo, le mod come l'aiuto che ci danno per la consulenza. E di questi termini, consulenza, Jason Costa, accidenti Costa. Oh, questo è vero. Ma perciò ora non è ironia e cosa, però è vero. E quindi quando poi arriverà Farming 22, ecco che anche io sarò il primo ad andare nel server e ad andare a seguire anche i vari video, presentazioni che poi faranno gli amici streamer. Insomma, in questo server troverete i big di farming italiani. Ah, a proposito, allora, fai una cosa, nel messaggio, in chat, scrivi senza il link il nome delle pagine, per esempio metti Facebook e scrivi Peppe978, scrivi se Peppe978, così poi chi guarda sto video e lo guarderà in replica potrà venire a seguirvi. Perfetto. Telegram, il link sta sulla home page del tuo canale, che adesso non ricordo. Perfetto, quindi Mondo Game Facebook, e lo farò pure io. Mi andrò a scrivere nella pagina, mi sa che o forse sto scritto già. Lo farò sia con il mio account personale che con quello lì, diciamo così. Perfetto.
professionale, tra virgolette, ma diciamo così. Perfetto. Io poi per chi guarderà poi questo video su YouTube troverà tutti i link nella descrizione del video dei vari canali. E ovviamente questo video sarà disponibile su YouTube lunedì alle 12, a mezzogiorno, quindi potrete rivedere questo video su YouTube o in replica tutte le sere sul canale Twitch di Dub Logistica 1. Ovviamente, quando dico tutti, sono proprio tutti. Quindi Jason, dopo fammi una cortesia, se mi mandi un messaggio privato con i link, io poi così faccio il copia e incolla. E faccio prima, mi metti il nome, scrivi per esempio Facebook, metti Peppe972, metti il link, poi tutte queste cose qua, che poi quando finisco mi ripesco il tutto dalla chat, cioè dalla chat, dal messaggio privato, faccio il copia e incolla, che così mi trovo sicuro che i link sono giusti. Vediamo un po'. Abbiamo ancora da eliminare un po' di sbavature. Bello. Bello grande sto. Queste in realtà erano tre campi, poi li ho fatti diventare uno grande. So, this field, originally there were three fields, two medium fields and one smaller one, and with the suggestion of a follower of this channel, I decided to make a bigger one field. Quella carissimo Dremer, come stai? È da un sacco di tempo che non ti sento. Mi fa sempre piacere di leggerti. Noi qua abbiamo quasi terminato il lavoro sul campo. Mi devono dare soltanto una promozione sul campo qua. Allora giriamo l'aratro qua. Perfetto, Dremer, non so se conosci l'amico Jason Farmer. Lui è un cultore di farming. Quando hai bisogno di qualsiasi cosa, suggerimenti, queste cose qua, passa nel canale di Jason Farmer e troverai i contenuti, degli ottimi contenuti, oltre ad essere molto molto preparato su farming. È anche una persona squisita e a modo. Non so se vi conoscete.
comunque ho fatto una piccola presentazione. Dremer, non so se anche te l'ho chiesto, tu hai... anche tu sei uno streamer? Noi qui intanto aspettiamo Farming 22 per sapere tutte le novità. Mi raccomando, passate nel canale di Jason Farm, il canale Twitch e YouTube, e troverete tante cose per quanto riguarda Farming 22 o Farming in generale. Ah, ok, forse non mi hai fatto ricordare, ti chiedo scusa, ma come vedi lo chiedo sempre perché, e ti chiedo scusa qualora dovessi risultare ripetitivo. Allora, se scrivi anche il canale, come si chiama, non il link, il canale, così chi guarda poi questo video anche in replica su YouTube viene a fare una capatina e viene a seguire un po' anche la tua live. Una volta terminate qui, poi andiamo a fare il giro. Ah, perfetto, quindi il nome e il canale, perfetto. Mi ero fatta una mezza zuzza qua. Ultimo pezzettino, qua Jason, non dirmi niente, lo so che ti stai contorcendo, perché il lavoro non è certosino. Lo so che tu sei molto preciso e su questo ti invidio, ma su farmi veramente ci vuole una pazienza enorme. Allora, vediamo un po' dove è rimasto. Ok, la punta là. E poi gli faccio fare un giro un po', faccio vedere un po' i macchinari che c'ho, e poi il 22 novembre finalmente Farming 22, e mi sa che poi per scaricare la versione digitale ci sarà un blocco dei server, saranno intasatissimi. Infatti quando acquistai un altro gioco che era Sniper Elite 4, appena uscì c'erano i server intasati e non si riusciva a scaricare nulla. Vabbè, tu sei partner, a te sicuramente ti daranno una corsia preferenziale, diciamo così, un canale preferenziale per scaricare il gioco, sicuramente. Ah, vabbè, tu giustamente sei partner, quindi noi comuni usufruitori, insomma, noi ci tocca aspettare un pochettino. Ok, forse ce l'abbiamo quasi finito, mi sa.
Ecco, ha fatto il lavoro per bene. È un po' di sbavature qua sul bordo, in effetti. Allora, qua è quasi fatta. Ok. E tutto il bordo qua lo sto ripulendo. Allora, andiamo a rimuovere la striscetta. Jason, chiudi gli occhi. Non farmi cazziatone qua. Che io qua con questa aratra non ci sono mai riuscito. Non ci sono mai andato d'accordo. Però il campo è grosso e il campo è enorme qua. E mi sa che è grande quanto uno stadio qua. È enorme. E poi sì, devo. Ah, l'arieggiatore, sì. Allora, mo dove sta quella chiazza? Mi sa che sta più avanti qua. Allora, ora andiamo a rifinire un po' questa cosa, poi riprendiamo domani mattina. Ah, tu dici con i cingoli separati. Beh, ma guarda che questo qua c'ha 500 cavalli, sto trattorino qua, l'ho pagato 500 cavalli a 100.000 euro. Cioè, hai capito, no? Che è un affarone. Infatti per questo l'ho acquistato subito. Ok, allora adesso vi faccio vedere un bel parco macchine. Ah, sì, quad truck là, l'ho visto che è enorme. Allora, poi si è fatto tardi, quindi poi domani mattina con calma. Allora, eccolo qua. Io che sono appassionato del Turbostar, ovviamente. 190-38. Poi questo è un Class Challenge, esatto, quello è quello lì di Beppe. Poi c'è il Class che abbiamo utilizzato, questa è una mod con l'aratro da 12 metri se non ricordo male. Poi abbiamo questa è un'altra mod ed è questa qui, no. Allora, vediamo un po'. Eccola qua, l'X9, versione US. Con la lama, questa qui, da mais. Poi abbiamo John Deere. Esatta, la versione americana. Poi qua il John Deere che non ce l'ha fatta a tirare l'aratro. Scusate, poi qua abbiamo il Fiat. Grazie Dremer per essere passato in live. Buonanotte. E buona giornata per domani. Allora, un attimo soltanto.
Fermiamo la musica. Allora, ecco qua. Poi qua abbiamo il 180-90. Grazie ancora, Dreamer. Buonanotte, grazie per essere passato in live. Poi abbiamo sempre la mod, che sono queste qua. Questa è pure un'altra mod. Oh, questo è troppo veloce. Ecco qua. Perfetto. Giant, questo disco ad erpici, mi pare che è 12 metri. Vi faccio vedere solo le mod. Poi questa Horsch è un'altra mod ed è un pack, un pacchetto dove ci sono diverse mod. Poi qua abbiamo lo Sparci, come si chiama là? Mi scordo sempre il nome. Digestato, Spargi digestato Valzelli, con una lancia posteriore che permette di irrogare uno spruzzo fino a 40 metri. Esatto, erpice a disco. Poi abbiamo, e questo poi uno mi dice che è un eppadito per il Turbo Star, ma come fa a non piacere? Peppe, il Turbo Star. Poi questo è il raccoglitore di Defoe, questo è un altro cassone. Poi qua abbiamo la lama, che è della Laser ed è ottima, vi fa raccogliere il 10% in più di raccolto. Miti trebbia elettrica. Poi qua c'è la lama per il, come si chiama, che mi sfugge. Poi abbiamo il, stasera è un po' di lapsus, come si chiama, foraggio, miti trebbia per foraggio, con una lama capello e il Ogre Master della Laser. Poi andiamo in farm e abbiamo un carrobot, non so se si chiama così, comunque il camion con cisterna, ecco, della MAN. Questa è un'altra mod. Poi un'altra mod del questo macchinario che ci permette di creare la razione mista, il pastone per le mucche, e poi questo, il resto è tutto di Defoe. Allora, adesso ritorniamo qua. Allora, io la live termina qui, l'appuntamento è per sabato prossimo per la versione notturna. Allora, grazie Jason, grazie di cuore per essere passato in live. Allora, per chi guarda questo video, allora ricominciamo. Allora, io vi ringrazio di essere passati in live, vi ringrazio di avermi fatto compagnia e spero di essere stato di compagnia anche io con voi, in particolare a voi che state guardando questo video in replica sul canale Twitch e per voi che state guardando questo video su YouTube. Questo video su YouTube sarà disponibile lunedì alle 12. Se siete interessati ad acquistare Farming o altri giochi scontati per PC o altre piattaforme, quindi PlayStation, Xbox, eccetera,
Nella descrizione del video troverete il link per acquistare i giochi scontati fino al 70% e poi troverete i link per i link dei miei canali social. E quindi mi sembra di aver detto tutto, credo di sì. L'appuntamento per quanto riguarda Farming Simulator 19 versione notturna per sabato prossimo. Restate sintonizzati per chi quando terminerà questa live poi partirà la replica del programma successivo. E adesso passo ai saluti in lingua inglese. Thank you so much for following the channel. Thank you so much for the company. I hope I have been for you a very good company, a very good friend. I have been very, very, very happy to have here, to have here in this live streaming. And thank you so much if you are watching this video in replay here on Twitch or on YouTube. So if you are watching this video on Twitch, please stand by that when this live streaming will finish, you will watch another video of a program. Thank you so much. Now I will I was forgetting that you will watch this video on YouTube on Monday at 12 p.m. Now I will talk to my French friends. Merci à vous pour m'avoir fait de la bonne compagnie. J'espère que je vous ai fait de la bonne compagnie. Notre rendez-vous pour Farming version la nuit, c'est pour samedi prochain. Vous pouvez regarder ce vidéo sur YouTube le lundi à midi. Si vous êtes intéressé à acheter ce jeu ou autre jeu pour autre plateforme PC, PlayStation ou autre, vous allez trouver dans la description du vidéo des liens qui sont les liens pour acheter le jeu à prix réduit jusqu'à 70% et les liens pour suivre mes canaux social media. Maintenant, je vais parler dans la langue napolitaine. Allora, io vi ringrazio per la compagnia, vi ringrazio a tutti quanti voi che mi avete fatto compagnia durante questa diretta e spero che vi fatta, spero di essere stati in buona compagnia con voi che mi state guardando in replica registrata sia in coppa Twitch che in coppa YouTube. Per voi che state guardando video in coppa Twitch non veniate perché poi dopo a sto video parte la sequenza registrata la programmazione di sto canale. E se volete accattare sto yoke o di yoke scontato fino a 70%, da descrizione del video sia in coppa Twitch che in coppa YouTube trovate i link per sparagnare fino a 70%. Quindi 70, fino a 70, fino a 70% di sconto in coppa yoga, quindi per PC, ma pure per piattaforma che ha preso la PlayStation, l'Xbox, eccetera, eccetera. Sto video non so se l'ha girato, ma lo ripeto, ho potuto guardare in coppa YouTube lunedì mattina a mezzogiorno. Mo, ha già ricevuto una cosa in francese perché mi sono scordato. S'il vous plaît, restez sur le canal parce qu'après ce vidéo, vous allez regarder la suite de mes transmissions. Alors,
Adesso vi saluto, vi ringrazio ancora una volta. Io sono Fabrizio e qui oramai mi conoscono tutti come Dablo ODB. Thank you so much. I am Fabrizio, also known again here on Twitch with the nickname as Dablo ODB. Merci beaucoup à vous. Je m'appelle Fabrizio, je suis connu comme Dablo ODB ici sur Twitch. Merci beaucoup encore une fois. Thank you so much, everyone. Grazie mille a tutti. Grazie a sé a tutti quanti. Un abbraccione e vi saluto con un famoso saluto mio. State buoni.